continuiamo la nostra classifica di libri maledetti. Per incontrare il primo di questi libri magici, il Codex Gigas, dobbiamo attraversare la Repubblica Ceca e raggiungere il monastero di Podlazice, un minuscolo monastero benedettino troppo piccolo per custodire un segreto tanto potente, un segreto diabolico. Agli inizi del XIII secolo il luogo sarebbe stato teatro di un fatto incredibile. In una sola notte e da una sola persona sarebbe stato creato il più grande manoscritto medievale che sia mai arrivato integro sino ai nostri giorni. Secondo la leggenda, il redattore del manoscritto sarebbe un monaco benedettino, Ermanno il Recluso, Hermanus Monacus Inclusus, che in seguito alla rottura dei suoi voti monastici sarebbe stato condannato a una fine terribile, quella di essere murato vivo. Ermanno, nel disperato tentativo di salvarsi da questo implacabile destino, avrebbe promesso di realizzare in una sola notte un qualcosa di meraviglioso, che avrebbe donato gloria eterna al monastero. Ma scoccata la mezzanotte, si sarebbe reso conto dell'impossibilità di portare a compimento l'impresa e avrebbe chiesto in preghiera l'intervento di Satana. Proprio grazie a questo presunto intervento diabolico, il Codex Gigas è conosciuto anche con un altro nome, ben più evocativo, la Bibbia del Diavolo. Si tratta di un manoscritto enorme, alto 92 cm, largo 50 e spesso 22. Ha un peso che supera i 75 kg e che lo rende il più pesante volume del Medioevo. Scritto interamente a mano su pelle d'asino, il libro è composto da 312 pagine. Per scrivere 312 pagine su fogli di pelle d'asino è stata necessaria l'uccisione di circa 160 animali. Un grande dispendio di forze e di energia che dimostra il valore che da subito fu attribuito all'opera. A contenere le preziose pagine è una custodia di legno ornata in metallo e ricoperta anch'essa di pelle. Perché tanta attenzione? La risposta è forse rintracciabile all'interno dello stesso Codex Gigas. A pagina 290 è rappresentata un'inquietante figura, un diavolo con artigli e corna, che con i suoi 50 cm di altezza copre gran parte del foglio. Perché un'opera così ricca e imponente sarebbe stata scritta in un monastero tanto povero e piccolo? Cosa contiene di particolare il Codex Gigas? Accanto al Vecchio e al Nuovo Testamento, nel Codex Gigas compaiono documenti storici relativi a Giuseppe Flavio, una storia della Boemia, un calendario necrologico e diverse formule di incantesimi, molti dei quali presi dall'Enciclopedia di Isidoro, un trattato del VI secolo su medicamenti e, appunto, incantesimi. Nulla di così misterioso, quindi. Eppure, dalle 320 pagine originarie, sono state misteriosamente strappate 8 pagine. C'è un ulteriore elemento che rende quest'opera incredibile: la straordinaria regolarità della grafia che caratterizza tutte le sue pagine. Di solito, la scrittura dell'amanuense varia nel tempo, ma nel caso del Codex Gigas, lo stile è immutato. Inoltre, gli antichi manoscritti sono inevitabilmente caratterizzati da numerosi errori di scrittura, mentre la Bibbia del Diavolo, a parere degli esperti, non presenterebbe alcun errore.